Alt, non puoi proseguire oltre. Non si vedono spesso molte guardie fuori dai laboratori degli artisti. Eseguo solo ordini. E finché non ne ricevo di nuovi, nessuno entra o esce. Fatti da parte. È importante. Anche il mio lavoro lo è. Parlerai con Fidia dopo il processo, se gli verrà risparmiata la vita. Io e Fidia siamo amici da molto tempo. Il fatto è che sto per lasciare Atene e forse non lo rivedrò mai più. Se ci tieni a lasciare Atene incolume, vattene e basta. Ora! Tutti hanno un prezzo. A quante dracme ammonta il tuo? Dipende da quante ne hai. Ecco. Tieni. Direi che mi basta. Dillo a qualcuno e hai finito di vivere. Buffo. Stavo per dire la stessa cosa a te. Mi dispiace. Come hai fatto a oltrepassare la guardia? Nessuno può farlo. Rilassati, mi manda Pericle. Ah, sia lodata Atena. Sapevo che mi avrebbe aiutato. Temevo che avessero mandato qualcuno a cercarmi. Mi manda per portarti via da Atene. Allora sa del complotto. Intendi il processo? Da quel che ho sentito non hai speranze. Bah, la gente mi adora. Io sono Fidia. Parlo di altre persone. Guarda. Malaka. Non è dal processo che Pericle vuole proteggerti. Questi sono ordini per ucciderti. Chi li ha scritti? Non so di chi fidarmi. Sono solo un artista. Volevo solo creare. Ti prego, cosa devo fare? Innanzitutto, datti un contegno. Sei sotto processo. Il popolo è contro di te. E ora scopro che la setta vuole ucciderti. Ah. Ti ho detto di darti un contegno! Sì, certo. Cleone dice che sprechi le dracme del popolo. Se potesse, gli darebbe la tua testa. Cleone ha parlato di me. Pericle sarà addolorato. Prima blasfemia, ora furto. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per questa città. Tu e Pericle sembrate amici. È l'amore per Atene che ci accomuna. Le differenze tra noi ci hanno portato alla grandezza. Questa è vera amicizia.
Bene, dobbiamo andare. Hai idea di dove possa scortarti? A sud di Atene c'è un'isola di nome Serifo. Lì abita il mio amico Teras. Quando ho scoperto il complotto contro di me, l'ho avvertito. Se c'è qualcuno che può aiutarci, è lui. Bene, se hai indizi sull'identità dei membri della setta, li voglio. Sì, sì, qualsiasi cosa. Guardie. Le distraggo mentre sgusci via. Vediamoci stanotte per salpare verso Serifo. Non mostrare il tuo volto finché non mi vedrai ai moli. Sì, capisco. Non avrai pensato di poter andare e venire come ti pare, vero? Dove sei? Attorno l'allerta è massima. Potrei meditare. Forse Fidia sarà arrivato quando avrò finito. Bene, ce l'hai fatta. Cominciavo a preoccuparmi. Te l'ho detto che ti avrei portato via da Atene. Non mentivi. Il tuo amico è affidabile? Io e Teras siamo amici da molto tempo. Gli ho inviato un messaggio con scritto dove incontrarci. Perdere tempo causerà solo guai. Andiamo a Serifo finché possiamo. Attenzione qui. Giù la vela! Non avrei mai pensato di andarmene da te. Anch'io ho dovuto lasciare casa mia. Erodoto, che isola è quella davanti a me? Quella, amico mio, è la famosa. Remi in posizione!
Spero che la setta mi lascerà in pace ora che ho lasciato a te. È una bella nave. Non sei costretto? Cosa? A parlare per forza. Oh, non è quello che cercavo di fare. È solo che non sono abituato ad andare per mare. Ha un senso di libertà. Sì, libertà sembra la parola giusta. Anche se comincio a sentirmi poco bene. Sporgiti dalla fiancata, sapevo. Altrimenti sarai... Stomaco è sotto sopra quanto il mio! E ci abituerai. Presto saremo assieme. È bello vederti sano e salvo, Phidia. Lieto di vederti, Teras. E come puoi notare, non sono solo. Ah, sì, l'eroe gentile e premuroso di cui parlavi nella lettera. Sono felice che Phidia sia al sicuro. Per ricompensarti, ecco delle informazioni su un uomo di nome Brisone che complottava per uccidere Phidia. Spero che ti siano utili. Lo sono. Porta i miei ringraziamenti a Pericle. E fai attenzione. Sono ancora convinto che molti siano in pericolo ad Atene. Bye.
Facciamo molta attenzione qui. Passare i remi! Sei silenzioso stasera. Scusami, anni fa, in una notte luminosa come questa, io e il mio amico Garo navigavamo verso Sara, quando udimmo chiamare i nostri nomi nel bel mezzo dell'oscurità. La canzone era così dolce che Non dirlo! Hai visto le sirene? Mi coprì le orecchie per non sentire il loro canto, ma quando andai ad avvertire Garo, era scomparso! Non lo rivedi mai più. Ah, mi dispiace. Quando il mare chiama, non sai mai. Forse Garo ora è il re di qualche terra lontana. Non è sicuro stare qui, teniamo gli occhi aperti. Su, bello! Devi essere quello che ha mandato Pericle. Sì. Mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto che cosa devo fare. Ovviamente. Se qualcuno viene esiliato, può tornare. Se lo fa, viene punito. Cosa deve fare una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Vuoi che manipoli l'ostracismo?
È Pericle a volerlo. E di certo ha le sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare o uscire. Resta qui. Devo fare molta attenzione in quest'area. Fatto. Sei veloce. E che cosa ne farai? Li butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. Mi scuso per il ritardo. Ci sono prove di una tentata manipolazione del voto. Non preoccupatevi, gli Ostraka sono validi. I voti sono stati contati e Anassagora verrà ostracizzato! Non lasciarti andare facilmente nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi. Anche se lui era più vicino a Pericle, strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Normalmente Pericle difenderebbe qualcuno. Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito.
Questa giornata ha portato più domande che risposte. Hai detto che eravate intimi. È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono le nostre azioni a determinare chi siamo. E ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu chi saresti? Il mio nome è Alexios. Eppure non sento di conoscerti. Forse posso capire chi sei in un altro modo. Vuoi conoscermi? Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Certo, la conoscenza motiva ogni mia azione. Allora, in questo caso, siamo simili. Conoscere quando attaccare, che arma impugnare, o quando usare la ragione, anziché la violenza. Forse mettiamo in pratica il nostro amore per la conoscenza in modo diverso. Lo faccio secondo le mie esigenze. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria, per dracme forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. Ho fatto quello che mi è stato chiesto. E le tue necessità sono più importanti di quelle dell'uomo che hai contribuito a ostracizzare? Eppure sollevi una questione interessante. Chi è più responsabile? Anassagora per essere coinvolto o tu per aver deciso il suo destino? Non sono responsabile per le sue azioni. Ho altro a cui pensare. Me stesso. Allora spero che ripenserai a oggi. Ad Anassagora. Alle scelte. Socrate. Eccoti. Eccomi. Sei in ritardo. Ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora. E l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? Stare attenti. Troppi soldati. Ah. Thank you.